come sapete sicuramente voi che seguite il mio canale. No. Ricominciamo. Come saprai sicuramente tu che segui il mio canale, perché l'altro iscritto sono io con un canale diverso, quanto sono triste. La WWE nella sua storia ha avuto un sacco di storyline e gimmick orribili al limite dello squallido. Tuttavia, a volte quelle scimmie che scrivono le storyline, note come Booker, capiscono che una gimmick o una storyline non portano da nessuna parte e le abbandonano bruscamente. Oggi vedremo insieme le peggiori 5, esclusa una che voglio tenermi per il futuro. Voi sapete bene quale. Numero 5. Kane vs. Kane. È bello come la WWE non impari mai dai suoi errori. Già nel 1995 provarono a mettere un wrestler contro se stesso, per la precisione con Undertaker a SummerSlam. Il risultato fu la merda. E Vince McMahon avrà imparato da quell'errore? No! Infatti nel 2007 ci riprovò con Kane. Kane mascherato, imparruccato o con due maniche per nascondere il tatuaggio. Vero, Luke Gallows? L'angle non interessava a nessuno e fu abortito poco dopo, con Kane che si riprende la maschera imparruccata. Numero 4. Kerwin White. Perché? No, sul serio. Perché? Tu hai un peso leggero di talento e conosciuto da tutti come Chavo Guerrero. Perché mai dovresti smessicanizzarlo, imbiancarlo e trasformarlo nello stereotipo dell'americano razzista, perbenista, borghese e pure sfigato, quale Kerwin White? Che cosa speravano di fare? Non lo so, non mi importa, non lo sapremo mai. Sta di fatto che Chavito si rimessicanizzò dopo la morte del ben più famoso zio. Numero 3. Friar Ferguson. Questo lo avete già visto sul mio canale e sapete quanto fa schifo. Aggiungerò solo che questa gimmick fu abbandonata dopo varie proteste di associazioni religiose americane. E così il povero wrestler che la interpretava poté aspirare a più alti traguardi. Numero 2. Mohamed Hassan. Chi è Mohamed Hassan? Mohamed Hassan è il classico wrestler di origini straniere che ho dall'America. Niente di strano, vero? In realtà la cosa innovativa è il fatto che Hassan fosse presentato come un americano di origine arabe, desideroso di vendetta verso il razzismo subito dopo l'11 settembre e di dimostrare di non essere un terrorista. Interessante, vero? Allora cosa l'ha portato al secondo posto in questa classifica? Questo. Quello che dice di non essere un terrorista cerca di uccidere l'Undertaker in un attacco terroristico. Dopo questo e dopo un attacco terroristico vero capitato lo stesso giorno, Muhammad Hassan si beccò una last ride a The Great American Bash e non fu più visto. Numero 1. La morte di Vince McMahon. Siamo nel 2007. Vince McMahon è stufo del personaggio di Mr. McMahon da lui creato 10 anni prima e per questo decide di farlo sparire una volta per tutte. Come avrà fatto? Uccidendo. Indagini su indagini vennero fatte e la storia fu trattata come se McMahon fosse morto davvero. Gli fecero addirittura uno shot di tributo come quello fatto a Eddie Guerrero meno di 2 anni prima. Ma dopo pochi giorni McMahon risorse. Perché? Perché poco dopo l'inizio di quest'angle morì davvero un wrestler, ovvero Chris Benoit, e Vince tornò per dare la notizia ai fan e per fargli uno show di tributo, prima di scoprire quello che era successo davvero e cancellarlo dalla storia della compagnia. E queste erano le 5 peggiori gimmick e storyline abortite in poco tempo, tranne ovviamente voi sapete quale. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivedremo il 1° di ottobre con un nuovo orribile match.